crediamo, ci contiamo e ci siamo, recita lo slogan, e il Fano c'è. La società Granata ha infatti presentato domanda di ripescaggio, lo ha annunciato il suo presidente questa mattina in una sala della Concordia gremita di tifosi, sostenitori, ultras e autorità, dopo essere stato osannato e acclamato dai presenti in un tripudio di cori da stadio. E indubbiamente l'Almia Juventus Fano ha forti probabilità, lo diciamo in termini scaramantici naturalmente, di approdare in Lega Pro, dato che è in prima posizione nel gruppo delle sei che dovrebbero essere ripescate. Nei prossimi giorni il presidente Gabellini e soci presenteranno la documentazione assieme ai 250.000 euro richiesti dalla Lega e poi, fiato sospeso, si fa per dire, fino ai primi di agosto, periodo in cui i giochi saranno svelati. La pietra angolare c'è, adesso rimane tanto da fare per quanto riguarda le prescrizioni delle infrastrutture e aspettiamo il 18 il Consiglio federale che determinerà le regole per effettuare questo ripescaggio. Ovviamente per quel momento noi dovremo essere già pronti perché non ci saranno tanto tempo disponibile e quindi nel giro di qualche giorno si chiuderanno. Poi la risposta ufficiale, ma forse questo sarà un dettaglio, ma formalmente sarà così, avverrà i primi giorni di agosto. A quel punto noi dovremmo avere già tutto pronto, sia il nostro organigramma societario, diciamo di tipo sportivo, sia la parte proprio della squadra, eccetera. Quindi noi già stiamo lavorando da qualche giorno. Un'ovazione con tanto di cori della tifoseria, cosa che non si vedeva e non si sentiva da un pezzo, rivolti anche al sindaco Sieri, che ha svolto un lavoro sotto traccia a sostegno della squadra e che mostra orgogliosamente il suo compiacimento per questa possibilità della Fano sportiva e annuncia adeguamenti strutturali dello stadio per essere messo a norma, telecamere ad alta definizione, ampliamento della uscita ospiti e numerazione dei posti, nonché doppio filtro d'ingresso per il controllo dei biglietti. Beh, intanto questa è una gran bella nuova avventura che riporta Fano al giusto ruolo che deve avere. Città importante, con una forte tradizione calcistica e il ritorno, ancora non ufficiale perché adesso però è quasi, lo diamo per scontato, il ritorno in Lega Pro è quello che gli spettava. E questo è grazie ad un straordinario presidente che ha avuto la forza di mettere il cuore oltre l'ostacolo.